Uno dei primi atti del nuovo governo siciliano del presidente Renato Schifani dovrà essere quello di trovare una soluzione legislativa che permetta di reintrodurre le vecchie province e con elezione diretta. Non è un fattore squisitamente elettorale o campanilista, ma oggi mancano gli interlocutori per alcuni servizi di base. È necessaria una presenza istituzionale sul territorio più efficace e più capillare. Si presenterà un disegno di legge in questa direzione e su questo ci possa essere collaborazione anche con le opposizioni. Intervento tenuto durante la cerimonia di consegna delle lauree di inaugurazione dell'anno accademico 2022-2023 della Facoltà di Medicina e Farmacia dell'Università Rumena Dunărea de Jos din Galați a Enna. Abrogarle senza creare un'alternativa fu un errore, ma impedirne per ben 10 volte la nascita degli organi elettivi alternativi furono scelte perfino peggiori. Le ex province tornano al centro del dibattito politico, presenti nel programma del centrodestra che vuole ridare loro luce. Adesso sono anche al centro di una reprimenda del Consiglio dei Ministri che ha impugnato la legge sul rinvio delle elezioni, attaccando duramente la scelta di commissariamenti eterni e antidemocratici.